Questa sera vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Georges Simenon, La Porta, edito da Adelphi. Adelphi, già dal 1985, ha iniziato a tradurre tutti i romanzi scritti dall'autore belga, appunto Simenon. La Porta è un libro scritto nel 1961 e pubblicato nel 1962. È un libro davvero molto interessante. C'è una coppia al centro dell'attenzione. Chi leggerà il libro scoprirà i nomi dei due personaggi principali, ma io adesso vorrei puntare l'attenzione proprio su questa coppia. Potrebbe essere una coppia che vive a Parigi, come è indicato nel libro, ma potrebbe essere una coppia che si trova in qualunque altro posto. I due sono sposati da 20 anni. Il marito è un uomo che ha perso l'uso delle mani, e quindi ha dei moncherini al posto di queste ultime, e la moglie ha dovuto quindi iniziare a lavorare. Lui ha una pensione di invalidità, non è voluto ritornare anche avendone la possibilità nell'esercito, ma ha preferito rimanere a casa. La moglie quindi è colei che si reca ogni giorno sul posto di lavoro e porta uno stipendio a casa. Tutto sembra andare benissimo, sembra una coppia molto solida, ma col passare degli anni la gelosia del marito è diventata una vera e propria ossessione, per cui lui osserva ogni minimo particolare della vita della moglie. Quando si reca al lavoro, quando ritorna, inizia a cronometrare i tempi esatti nei quali, entro i quali la moglie dovrebbe svolgere le funzioni che di volta in volta si trova appunto a dover affrontare. Sono una coppia ripiegata su se stessa, non hanno rapporti con l'esterno, vivono una sorta di simbiosi. Sembra, ripeto, che siano felici. Invece, la gelosia ossessiva del marito, che tende a interpretare qualunque atteggiamento della moglie, inizia a creare una crepa in questo rapporto che poi diventerà una vera e propria voragine. La porta è quella del primo piano, quella dove si trova un giovane poliomielitico, amico, o meglio, fratello dell'amica collega di lavoro della moglie, e che verso il quale questa moglie ha delle attenzioni, porta delle cose che la sorella le chiede di dargli, insomma. Questo è un appuntamento quotidiano e questo diventa il tormento principale, non l'unico, che il marito inizia a vivere fino a quando, in una sera dove complice un bicchiere di vino in più, i due si confrontano, si raccontano, confidano quelle che sono le proprie esigenze, quello che è stato anche l'esperienza sessuale che hanno avuto precedentemente. Si raccontano a cuore aperto, per così dire, quelle che sono le loro sensazioni, quelli che sono i fatti che li hanno visti protagonisti. In tutto questo non c'è nessuna reazione, anche di fronte a qualche rivelazione che forse avrebbe potuto suscitare qualche interrogativo o qualche domanda in più. Quindi tutto sembra, il giorno dopo aver fatto anche l'amore, tutto sembra rientrare in una normalità, anzi con una convinzione e con una partecipazione emotiva sempre, anzi ancora più intensa di quella vissuta fino a quel momento. Ma dietro l'angolo c'è l'imprevisto, l'imprevisto dell'anima potremmo definirlo, e qui mi fermo perché chi leggerà il libro potrà diciamo sì, gustare quello che è il finale e quelle che sono le sensazioni dei due protagonisti. Un libro bello, scritto bene, Simenon è noto al pubblico per aver creato il Jules Maigret,
Ma in questo libro davvero riesce ad entrare in quella che è la mente, la psiche dei protagonisti e a farci vivere una sensazione di angoscia sin dalle prime pagine. Un'angoscia che però non tende ad allontanare il lettore, un'angoscia che coinvolge e che porta il lettore a voler entrare nel libro, ad entrare nel meccanismo psicologico dei protagonisti per cercare di capire che cosa potrà accadere. Quindi è proprio un incastro perfetto. Per tutte queste motivazioni e per tante altre che ciascun lettore troverà, consiglio la lettura di questo bel libro, Georges Simenon, La Porta, edizioni Adelphi. Alla prossima!